Amici e amiche di Volonbrite, si è appena concluso il convegno giornalismo e disabilità dove la notizia, organizzato dall'associazione Volonbrite e dal servizio Passepartout del Comune di Torino. Siamo qua con Marco Berton, giornalista e storico collaboratore di Volonbrite. Appunto perché sei uno storico collaboratore di Volonbrite, ci racconti brevemente la storia di Volonbrite? Beh, innanzitutto ti ringrazio per lo storico, perché per qualcuno forse non è un complimento, invece per me è un complimento. Volonbrite nacque nell'ormai lontano 2009, infatti il convegno di oggi è stato organizzato per festeggiare il nostro decennale, e nacque per fare comunicazione sociale sulla disabilità da un'idea di Vincenzo Langella, che era un dipendente del servizio Passepartout della città di Torino, con altri dipendenti del comune, volontari con disabilità e senza disabilità, per fare comunicazione sociale. Quindi da lì sono partiti diversi progetti. Il primo è stato la guida alla movida accessibile. Poi dopo è nata la radio, la trasmissione Volonbrite You su Radio 110. Poi è nato il sito, quindi abbiamo iniziato a seguire gli eventi legati alla disabilità in convenzione sempre con la città. Ultimamente invece ci siamo ancora più evoluti, ci siamo buttati nel mondo della comunicazione multimediale, quindi realizziamo video promozionali con i nostri registi, la squadra si è ingrandita, siamo in tanti, tutti con le loro caratteristiche e specialità, e quindi portiamo avanti un discorso sulla disabilità che è fatto di ironia, fatto di anche irriverenza, non pregiudizio, senza stereotipi e usando un linguaggio possibilmente innovativo. E la storia di Volonbrite quando è che si incrocia con la storia di Marco Berton? Allora, nel 2009, quindi anch'io compio 10 anni con Volonbrite quest'anno, quindi verso fine 2009 il mio all'epoca professore di sociologia della comunicazione mi mandò un volantino che diceva che c'era questa associazione che stava cercando dei volontari per fare comunicazione sulla disabilità, e visti i miei studi sociali comunque ho deciso di cogliere la palla al balzo, mi presentai qui. All'epoca c'era Vincenzo, c'era Cristina, c'era Mauro, che adesso è il nostro presidente, e mi piacquero subito, quindi mi buttai subito a capofitto nella copertura di eventi sulla disabilità, e le cose sono andate bene, evidentemente sono piaciuto anch'io a loro, e quindi ho vissuto tutti i cambiamenti, tutte le cose belle e le cose brutte, come in tutte le storie ci sono sia cose belle che cose brutte. Solo un minimo distacco verso 2011-2012, ma perché dovevo scrivere la tesi, quindi. Però poi per il resto la mia storia degli ultimi 10 anni è seguita e cresciuta insieme a quella di Volonbrite. Ok, buon punto, nel senso che la mia domanda successiva è un po' questa. In questi 10 anni che cosa Marco ha dato a Volonbrite e cosa Volonbrite ha dato a Marco? Allora, faccio il modesto, sì, faccio il modesto, soprattutto la sua passione, perché se no senza la passione non si va da nessuna parte, l'amore che ho per questo lavoro giornalistico, che però ho adattato alla mia essere comunque attento al mondo del sociale. Io sono cresciuto in una famiglia molto attenta al sociale, quindi è una cosa che mi ha subito da sempre attirato, e la possibilità di unire queste due cose mi ha spinto ancora, mi ha stimolato ancora di più. Ho dato la mia forza, possiamo dire anche così, più che la mia competenza e la mia professionalità, perché mi ha permesso di andare avanti nonostante magari avessi tante cose da fare, oppure anche la mia pigrizia un po' che mi porta ogni tanto a perdere la bussola in certi momenti. Quindi principalmente questo, la passione e la forza. Tutto il resto sarebbe, l'ho ricevuto io grazie a Volonbrite, quindi è stato soprattutto grazie a Volonbrite che ho imparato a fare questo mestiere, perché ho imparato a scrivere gli articoli. Per carità, già prima me la cavavo abbastanza bene, però ho imparato a scrivere gli articoli, ho imparato a fare le interviste, ho imparato a non a gestire la tensione in certi momenti, e il convegno di oggi forse anche l'ha dimostrato,
e quindi ho sicuramente ricevuto di più di quello che ho dato, però quello che ho ricevuto sono anche pronto a rimetterlo in gioco qui e anche negli altri posti in cui lavoro. E il convegno di oggi quindi che significato ha per te e anche per Volon Wright e per la sua storia? Il convegno di oggi insomma è un punto abbastanza importante. Sì, lo considero un punto di partenza e non un punto di arrivo, anche se avevamo ospiti autorevoli come Claudio Arrigoni, come Darwin Pastorin, che sono insomma la storia del giornalismo non solo legato alla disabilità, perché sono due fra le firme, i volti principali del giornalismo sportivo italiano. Abbiamo avuto Valentina Tomirotti e Jacopo Meglio, che sono invece i volti nuovi della comunicazione sulla disabilità e sono i più... il meglio che c'è sulla piazza, secondo almeno il mio punto di vista. E abbiamo avuto tanti amici che ho avuto modo di conoscere in questi anni, atleti come Gregory Leperdi, Carlotta Gilli, che ho conosciuto da poco, però insomma abbiamo avuto modo di sentire che ha anche qualcosa da dire, oltre che qualcosa da mettere in vasca quando fa nuoto. E quindi ha significato in definitiva fare il punto della situazione, guardarci in faccia e dire ok, siamo arrivati a questo punto da più fronti, quindi cosa possiamo fare, come possiamo mettere insieme tutte le cose per poi avere una spinta verso il futuro, e credo che le risposte le abbiamo ottenute, quindi usciamo da questo convegno e da qui oggi con tanti nuovi stimoli in più. Ok, l'ultimissima domanda in sintesi e per punti, ma quindi com'è che giornalisticamente si parla di disabilità? Beh, questo non lo dico io, l'hanno detto i giornalisti che sono intervenuti, c'è un problema di linguaggio perché le parole devono essere pesate nel giusto modo e appunto si deve usare perché comunque è il termine più adatto, persona con disabilità. Quindi tutti i termini handicappato, disabile, portatore di handicap sono per diversi motivi superati. Quindi oltre al problema del linguaggio c'è un problema di rappresentazione sui media, che dipende un po' dall'attenzione che viene data dai giornalisti, che poche volte si occupano di disabilità, e chi si occupa di disabilità invece ha un grande compito importante, che è quello di trasmettere agli altri quello che ha imparato. E poi, come diceva qualcuno, c'è anche un discorso di pubblico, che il pubblico non è abituato a sentire la disabilità. Infatti, come diceva anche Valentina Tomirotti, le reazioni del pubblico nei confronti di una persona con disabilità perché per esempio si mette a nudo, come ha fatto lei, sono state contrastanti, quindi non c'è una prontezza da questo punto di vista. Quindi in definitiva possiamo dire che dobbiamo crescere come società e come cultura, e poi potranno crescere anche nuovi giornalisti che porteranno avanti questo discorso. Okay. Grazie. Ringraziamo Marco Berton e tutta l'associazione Volon Wright. Alla prossima.